Si sollevano anche i commercianti sancataldesi, oltre 60, i titolari di partita IVA che si sono riuniti in un sit-in di protesta al monumento ai caduti di Piazza degli Eroi per poi spostarsi in corteo verso il comune di San Ah, io Cataldo. il fossile Chiedono ne faccio. l'intervento delle istituzioni comunali, regionali e statali per poter ripartire. Ai problemi economici si aggiungono quelli morali che riguardano la perdita del rapporto sociale e interpersonale con la clientela, che aggrava la certa diminuzione della potenzialità lavorativa e le difficoltà nei pagamenti dei costi fissi dopo la lunga chiusura. Le partite IVA di San Cataldo stiamo chiedendo un po' quello che praticamente potrebbero agire nel discorso di fiscalizzazione di tutte le utenze che appartengono a un'attività commerciale. La cassa integrazione praticamente non è arrivata a nessuna persona, quindi ci sono delle famiglie e padri di bambini che non ricevono un centesimo dallo Stato dopo tutti questi decreti che hanno proclamato giorno e notte. Allora, calcoliamo pure che le partite IVA sono in sofferenza dal 2010, a partire dal governo Monti. Questo è stato il colpo finale che potevamo ricevere dal punto di vista economico. E ripartire con il 20% della propria potenzialità, che già è ottimistico. E questa è la parte economica di cui noi ci interessiamo tutti. Ma poi c'è anche la parte praticamente proprio morale della cosa, che praticamente lavorare con la mascherina è la perdita di identità di ogni persona, non ci possiamo più identificare. Poi noi non vendiamo solo cibo, ma cerchiamo di. Ogni attività commerciale è anche un confessionale per il consumatore finale, perché dopo 30 anni di attività, i clienti fidelizzati, c'è un dialogo diretto che si parla di problematiche personali, familiari. Quando tu finisci di lavorare, ti siedi col consumatore finale a berti qualcosa per poter avere uno scambio di idee. Tutto questo è uno sfaldamento dell'essere umano e dei ceti sociali. Presente anche la Confcommercio provinciale, si sta registrando un malessere e un grave disagio economico che potrebbero portare a disordini sociali, ha detto il presidente dell'associazione di categoria, Calogero Nicoletti. In una situazione dove già le attività lavoravano in un tessuto economico abbastanza precario, questa diciamo, pandemia ha creato una profonda, ulteriore crisi dei comparti della partita IVA. La cosa che si chiede al governo nazionale, ma anche al regionale, è quello di agire immediatamente in modo concreto su quello che siano, diciamo, le pendenze nei confronti degli affitti e delle utenze, che sono i costi che, nonostante si è obbligati a chiudere l'attività, comunque hanno continuato a gravare sopra le spalle dei singoli imprenditori, creando un indebitamento involontario. Ovviamente la cosa che noi chiediamo è un fondo perduto per quanto riguarda il periodo di forzata chiusura e quindi di mancato guadagno, più un ridimensionamento. Noi settimana scorsa ci siamo visti con i commissari di San Cataldo, dove chiediamo appunto che venga, in base al ricalcolo Istat, vengano ridimensionati i canoni d'affitto, che ovviamente, affrontando un nuovo capitolo economico e quindi con il lavoro scaglionato a comparti e che vedrà drasticamente un crollo del fatturato, ovviamente si deve incidere su quello che sono i costi fissi. Quindi noi oggi siamo qua a rappresentare più che altro il malessere, e nella figura dei commissari, diciamo, è un front office con le figure istituzionali statali e anche regionali. Quindi speriamo e chiediamo, ripeto, come azione che venga fatta in maniera sinergica e soprattutto immediata, perché ci sono molte partite IVA che ancora le fatidiche €600 le devono percepire. I commercianti si riuniranno nuovamente domani in Piazza degli Eroi e successivamente una rappresentanza incontrerà a Palazzo delle Spighe i commissari straordinari del comune.